Analizzeremo i metodi di accesso ai pannelli di gestione forniti da Ruba Business. In questo caso utilizzeremo un pannello di tipo cPanel, che permette l'accesso in tre diversi modi. I primi due metodi non richiedono l'utilizzo di credenziali, in quanto verranno passate direttamente dal pannello di gestione mediante un canale criptato. Il terzo metodo, invece, permette di accedere direttamente al pannello utilizzando le credenziali che verranno generate all'interno di cPanel. Partendo dalla pagina di gestione di Aruba Business, digitiamo il nome del dominio nella barra dei servizi. Apparirà un pop-up veloce che permetterà l'accesso rapido al pannello tecnico, cliccando sulla voce Pannello tecnico. Tornando nella pagina di gestione di Aruba Business, digitiamo di nuovo il dominio nella barra dei servizi, ma questa volta clicchiamo sul nome del dominio. Accederemo alla scheda dei dettagli, che riassume i servizi associati al dominio e permette, mediante il pulsante Accedi al pannello tecnico, di accedere a cPanel. Una volta eseguito l'accesso a cPanel, in alto a destra sarà visibile il nome utente con il quale è stato effettuato l'accesso. E mediante la voce Password di sicurezza sarà possibile modificare la password di questa utenza. Una volta generate le nuove credenziali, si potranno utilizzare per il terzo metodo di accesso, che avviene invece attraverso il browser di navigazione, digitando il nome del dominio 2.2083, che è la porta standard di accesso per i pannelli cPanel. Digitando questo link, diventerà visibile una richiesta di username e password, nella quale sarà possibile inserire i dati precedentemente creati ed accedere direttamente a cPanel, senza passare dall'area clienti di Aruba Business. Il pannello cPanel ha un'unica sezione centrale nella quale sono contenute tutte quante le funzionalità del pannello. Nella prima parte sono contenute tutte le funzionalità relative ai backup. Full Account Backup, che permette di ripristinare i backup completi, contenenti sia i files, sia i database, sia le configurazioni di sistema. File Backups, che permette di ripristinare o scaricare i backup solo dei files del dominio. Database Backups, che permette di ripristinare i database o scaricarli. Nella seconda sezione, Gestione File, è un file manager che offre sostanzialmente tutte le funzionalità di un client FTP. Privacy Director permette invece di impostare delle password a sezioni ben definite del sito web. Account FTP permette di creare account FTP per questa utenza. Nella terza sezione troviamo PHP MyAdmin, un applicativo che permette di accedere alla gestione dei database presenti nello spazio. Database MySQL, che permette di gestire i database direttamente da cPanel. Nella sezione successiva troviamo Domini, nella quale è possibile gestire il dominio principale o creare sottodomini. Nella sezione Metriche è invece possibile accedere all'area di log degli errori che contiene il log delle ultime 24 ore sullo spazio. AWStats e Webalizer, che permette di analizzare le statistiche del dominio. Utilizzo risorsa, che permette di analizzare il consumo delle risorse sul dominio e verificare eventuali problematiche relative a superamenti delle risorse. La sezione Sicurezza permette invece di accedere a tutte le parti, che permettono di installare certificati sia gratuiti che a pagamento. cPanel gestisce l'installazione di certificati autonomamente, senza bisogno di interventi. Ma nel caso ci sia bisogno di installare un certificato o attivare la certificazione gratuita, è possibile cliccare su SSL TLS o su SSL TLS Status. Nella prima sezione sarà possibile gestire i CSR, ECA e i certificati. Mentre invece in SSL TLS Status, mediante il pulsante Run Auto SSL, sarà possibile installare la certificazione gratuita sullo spazio. Nella sezione Avanzate sarà possibile gestire i processi cron, mentre invece nell'ultima parte si ha accesso a tutti gli applicativi gestiti attraverso Softaculous, che permette di installare, mediante procedure guidate, i principali CMS come WordPress, Joomla e PrestaShop. Infine, attraverso la sezione Select PHP Version, sarà possibile gestire la versione di PHP installata sullo spazio. Sarà possibile determinare attraverso il menu a tendina quale versione di PHP utilizzare e soprattutto attivare i vari moduli PHP che si necessitano per l'utilizzo del proprio sito web. Cliccando su Options nella tendina in alto, sarà inoltre possibile gestire i vari parametri di PHP
e modificarli manualmente in base alle proprie esigenze.